nel 2018 a Palermo. Poi cosa decide? Forse spinta da suo fratello, che è noto, un personaggio, no, nel mondo della musica, Pier Davide Carone, dice: facciamo un ristorante un po' più importante, non una pizzeria, facciamo un bel ristorante. Però per fare un bel ristorante bisogna chiudere il locale, perché bisogna ampliarlo, bisogna mettere un certo tipo di mura, di decorazioni, quant'altro. Quindi praticamente credo che lei inizi nel 2018 e finisca di inaugurare, dopo tanta fatica, tante spese, questo nuovo ristorante nel 2019. A dicembre. Alla fine del 2019, quindi non c'era ancora Il il Covid. dramma del Covid, che arriva, lo ricordo a tutti, alla fine di febbraio sostanzialmente. Che cosa succede? Avendo chiuso la sua pizzeria per ristrutturarla, non ha un fatturato nel 2019, perché non ha potuto fare, ha aperto a fine di dicembre. Ha ricevuto qualcosa lei? Niente, 0 euro. Credo di essere tra i pochissimi ristoratori in Diletti, Italia. io uguale, stesso Ah, ragionamento. ecco. Avendo aperto nel 2019, il raffronto è sempre negativo. Zero non ha mai sotto zero, Quindi per nessuno, cui niente. neanche lei. Però Neanche lei lei è ha un un grandissimo ristorante. industriale, ce la può fare. Questa ragazza è sola. Grazie per la ragazza, in Questa realtà. donna è sola. Allora io mi chiedo, io capisco, no? Queste sono le storie poi normali. Io contesto al palazzo di non stare nelle strade a ascoltarle queste storie. Perché è incredibile, bastava con tutto questo tempo che è passato porsi la domanda: ma cazzarola, questi qui hanno fatto un investimento, è chiaro che non potevano far fatturato, perché se hanno, tu vagli a controllare, no? Manda la finanza a vedere davvero, ma qualcosa dovete dare anche a chi ha chiuso e non ha più riaperto, questo è il punto, no? Ha chiesto, ha bussato alla porta lei? realtà sì, Massimo, noi avevamo intanto un business plan, quindi una previsione di incasso che può essere utilizzata anche per calcolare quella che è la mia perdita. All'incirca con i decreti prima del governo Conte, adesso del decreto Draghi, del governo Draghi, io avrei potuto prendere sui 60.000 euro di aiuti, che non sono proprio spiccioli per me, che ho vari mutui, finanziamenti, un aiuto europeo, un po' FESR europeo aperto, perché io ho ristrutturato il primo ristorante grazie a un finanziamento europeo, che si chiuderà il suo timing a maggio, marzo-maggio, se slittano i tempi come la Regione Sicilia forse sta facendo. Io non ho i soldi per chiudere questo progetto, se non riesco a pagare tutto quello che devo pagare, la Regione Sicilia mi richiederà indietro tutto l'investimento, che è quasi 500.000 euro, ma io dove li prendo? Che sono ferma da 2 anni. Io ho aperto e ho Ma che, richiuso. scusi, Crosetto e Morani, cioè, queste poi sono le realtà. Io capisco che uno dice: io devo governare, devo pensare, però poi la realtà di loro, ci sono tanti in questa situazione, Il Morani, che tema cosa è, si può dire a sta gente? ma il tema è che è stato scelto un parametro per calcolare gli aiuti e il parametro che è stato scelto è il fatturato, per cui le situazioni come queste ovviamente sono rimaste fuori.